Gianni Colaccioni, 12° congresso di Radicali Italiani, siamo alla terza giornata, ormai verso il pomeriggio avanzato, quasi verso sera, e siamo in compagnia di Paolo Izzo. Paolo Izzo, segretario di Radicali Roma. Paolo Izzo, sottolineo, non Pietro Rizzo. E allora con lui commentiamo, come abbiamo fatto con Giulio Manfredi poco fa, volevo sapere un'idea un pochino sull'evento che considero un po' la cosa che ha caratterizzato questa giornata congressuale, che è stata una conferenza stampa di Marco Pannella e dei firmatari della lettera, diciamo, che annunciava la convocazione, la candidatura di Rita Bernardini. Quindi un po' di persone, Beltrandi, Bandinelli presenti, Vecellio, Laura Arconti, eccetera, che è stato un po' un evento. Io volevo sapere da te, la tua opinione, se lo considerai un evento congressuale o extra congressuale. Allora, direi che l'anomalia parte un pochino prima, nel momento in cui è stata presentata una candidatura in anticipo rispetto all'inizio dei lavori congressuali. Già quella è stata un'anomalia in qualche modo, no? Non si era mai verificata una cosa del genere. Si arriva sempre al congresso e lì, dal dibattito dell'aula, di tutto il congresso, dall'assemblea plenaria, si arriva a vedere, a capire, a sentire. Qui c'è stata una convocazione ufficiale, una denominazione ufficiale per una candidatura, con qualche incertezza magari sugli altri membri della dirigenza, però insomma è stata candidata Rita. Un compagno, Michele Governatori, ha detto: io avrei candidato Rita, ma non mi piace il modo in cui è stata, come a dire, imposta. E io sono dello stesso avviso, io Rita la candiderei per il Partito Radicale Transnazionale addirittura, cioè arriverei oltre, le farei fare quello, laddove il Partito Transnazionale, non violento, transpartito, si riunisse in congresso, cosa che manca da un po', purtroppo, e non solo manca, ma se ne sente la mancanza. Allora ecco, già quella potrebbe essere un'ipotesi, candidare ufficialmente Rita alla guida di un partito che lavora transnazionalmente e quindi su tematiche molto più grandi, e quella della giustizia è una tematica che va oltre i nostri confini, che se pensiamo anche alla questione della giustizia per gli immigrati è una cosa che non riguarda solo l'Italia, il nostro paese, che pure è la porta dell'Europa da Lampedusa in su, ma riguarda tutta l'Europa, è l'Europa che è anaffettiva rispetto all'immigrazione. Questo vale anche per la giustizia, è chiaro che il punto, il dato di partenza è la giustizia italiana, è chiaro che l'amnistia la dobbiamo chiedere qua perché siamo al secondo posto tra i peggiori paesi al mondo in questo senso, però è anche chiaro che il congresso di radicali italiani nasceva su una serie di battaglie, su una serie di programmi e soprattutto su una domanda molto importante: quale soggetto politico, quale lotte e con quali mezzi si arriverà ai risultati che si pongono i radicali, ma nella fattispecie radicali italiani, senza mai togliersi dalla mente il fatto che Radicali Italiani fa parte di una galassia, Radicali Italiani fa parte del Partito Radicale, l'associazione di cui io sono segretario fa parte di Radicali Italiani e del Partito Transnazionale. Quindi voglio dire, siamo sempre gli stessi, come si dice. L'idea che questo Radicali Italiani, questo soggetto, che secondo me lo possiamo chiamare come ci pare, i Radicali Italiani, gli Radicali Italiani, oppure Radicali Italiani e basta, ma comunque è sempre stato il braccio, diciamo, del Partito Transnazionale. Allora, aspetta un attimo, vediamo un pochino se coincide con la mia idea. Cioè, praticamente tu stai dicendo che per gli italiani che si interessano a questa area politica, Radicali Italiani, l'associazione Radicali Italiani, quando vedono le persone la bandiera, un po' la sentono come, quelle persone, i radicali italiani li sentono un po' come gli eredi del Partito Radicale, il vecchio Partito Radicale. Sì, però se ci fai caso, nelle ultime iniziative, nelle tantissime ultime iniziative di Radicali Roma, nella maggior parte dei casi noi non siamo stati individuati come i Radicali Roma e facevano un errore, perché l'associazione Radicali Roma aveva fatto un'inchiesta sulle discariche nel Lazio, andava citata in quel modo. Loro omettevano tutto e mettevano: i radicali romani fanno questo e questa. Ma questo è un beneficio per il Partito Radicale Transnazionale, cioè è una risorsa che andrebbe valorizzata. Quando io dico il braccio non violento della galassia radicale, riferendomi a radicali italiani, e qui in congresso ho detto che poi le associazioni locali come la mia, la nostra,
sono la mano non violenta, del braccio non violento. Non voglio dire che poi non abbiamo anche noi una testa, perché come si sa braccia e mani sono legate a un corpo, il corpo comunque è governato da una mente, quindi è inscindibile dal fatto che pur essendo quelli operativi sul campo possiamo anche avere delle idee nuove, sempre idee radicali ma è mai in contrasto con quella che è la linea, ovvero l'ideale radicale, però pur sempre nostre. E allora non è che perché abbiamo qualche idea in più rispetto all'obiettivo principale, che sappiamo essere quello dell'amnistia, dobbiamo essere magari messi un po' sotto nel piano inferiore rispetto a quello che è. Noi siamo alla stregua di altre associazioni importantissime come quella del Luca Coscioni. Siamo nel pieno diritto di avere delle idee, pur conservando la nostra caratteristica di essere quelli operativi. Ancor di più noi del territorio siamo quelli proprio operativissimi, perché siamo quelli che vanno poi materialmente in strada, senza togliere che magari noi stessi siamo membri di Radicali Italiani, quindi la cosa è automatica, allora Radicali Italiani è braccio e mano. Con questa metafora, diciamo, fisiologico-psicologica si arriva. Ecco. Questo non sempre corrisponde a una valorizzazione, cioè, ti rubo un altro po' di tempo per dire questo, cioè a volte il lavoro che facciamo viene definito inutile, un'altra volta siamo invisibili nel momento in cui lo facciamo, siamo andati a Matera, quella era una missione dei Radicali Roma verso Matera, a aiutare i compagni lucani lì impegnati per... Però, fatta la nostra incursione lì, avendo fatto un terzo delle firme necessarie, anzi abbiamo fatto quasi la metà delle firme necessarie, ma poi sono diventate un terzo perché grazie all'aiuto di altri compagni lì se ne sono fatte 600, fai conto, però poi noi siamo stati quasi invisibili, cioè nessuno ha mai nominato Radicali Roma, che rientra anche nel discorso che faccio io all'inizio, cioè la galassia è questo, cioè non è che dobbiamo sempre dire che... Però è chiaro che se inizi con una suddivisione, allora tu sei quello che non capisce, tu quell'altro sei quello che non fa niente, tu sei quello che è in vacanza e gli altri non ci sono andati, però quando tu vai in vacanza non ti ricordi che gli altri stanno lavorando e facendo le battaglie. Allora devi iniziare anche a dire, allora Radicali Roma è venuta qua e non sei invisibile. Addirittura in fase precongressuale è uscita quella questione della nonna di Maggi, a cui io sinceramente darò la tessera onoraria di Radicali Roma, tessera numero 117 sarà, perché ne abbiamo fatte 116 finora, perché ha custodito e salvato dal macero le firme del referendum Roma si muove. Ma anche quella polemica pretestuale e pretestuosa non fa bene a noi radicali tutti, non ci fa bene perché ci rende invisi l'uno all'altro, ci rende infidi o comunque minaccia che ci sia questa possibilità di non trasparenza che invece è la nostra battaglia principale sulla trasparenza degli altri. E anche la mancanza di comunicazione che c'è all'esterno, che noi ogni volta additiamo come una delle responsabilità dell'informazione nazionale, potrebbe ricaderci addosso nel momento in cui non c'è informazione tra di noi, non c'è comunicazione tra di noi e non c'è una empatia che è l'ideale per far funzionare una galassia di poche anime in fondo, no? Se quelle poche si polverizzano facciamo la fine di Sinistra Ecologia e Libertà, della sinistra radicale in quanto tale, la scissione dell'atomo non ci farà bene mai. Chi lavora per ampliare i discorsi e le battaglie poi a volte si trova di fronte a ostacoli che tendono invece alla polverizzazione del tutto. Quindi tu hai citato quella vicenda, quell'accusa, diciamo, di aver in qualche modo occultato queste firme, abbiamo avuto un'intervista di Riccardo Maggi su questo. Io volevo ricordare il fatto, tanto per dire che insomma come poi la militanza si smarca da certe logiche che un pochino arrivano anche dall'alto divisive, che quei referendum di Roma si muove, la raccolta firme che documentammo, vennero radicali anche da fuori Roma, da fuori la regione, vennero i radicali Abruzzo, io me lo ricordo un giorno, dei radicali abruzzesi vennero, peraltro un'acqua tremenda ad Ostia, con Franco eccetera, a raccogliere le firme. Adesso è capitato che Radicali Roma aiutasse a raccogliere le firme per la cosa giù in Basilicata, quindi insomma alla fine per fortuna
se si cerca di non essere strumentalizzati da queste logiche, per fortuna i militanti si uniscono. I militanti si uniscono appunto se non ci sono bombardamenti. Io ogni tanto figuro la nostra associazione come una striscia tra due confini di conflitto, eccetera, no? Dico la striscia di Gaza impropriamente, perché non voglio entrare in discorsi israeli-palestinesi, eccetera. Però dico che ovviamente nei bombardamenti ci sono sempre le vittime civili. Nel nostro caso i civili sono i militanti, perché ogni volta che c'è un bombardamento X che arrivi da qualunque parte, che sia il regime a fartelo, che siano i tuoi stessi compagni che ti mettono un bastone tra le ruote che stavano girando, è chiaro che tu perdi civili, e i civili sono i militanti, perdi persone che operativamente fanno il lavoro che dalla dirigenza viene chiesto, e viene chiesto a volte anche con modalità sbrigative, per niente programmabili né programmate. Quindi tu da un lato pretendi di avere i militanti pronti a risponderti immediatamente, come abbiamo fatto noi Radicali Roma quando Pannella, durante il comitato dei Radicali Italiani a Roma, ha detto: domani qualcuno serve che parta per Matera, eccoci. Ma da un lato vuoi questa disponibilità immediata, dall'altra poi vabbè, ma non sono servite le vostre firme, vabbè, ma che no, ma perché voi avete fatto le firme, non noi, allora c'è sempre questo voi, noi, per cui la prossima volta quel militante che viene con me, non io che magari ho una responsabilità di un'associazione intera, ma il militante che mi ha accompagnato con la macchina dice: senti Paolo, non vengo, perché l'ultima volta che siamo andati, ma un altro po' manco ci salutavano. Ma è successo più volte, è successo al garage quando dovevamo ricalcare le firme, non pensavamo di dover essere tenuti tutti a ricalcare le firme, e purtroppo i moduli non funzionavano per la raccolta firme e tutti sono stati coinvolti a ricalcare le firme, però il clima che respiravi qualche volta era respingente quantomeno, senza voler forzare queste piccole polemiche. Paolo, parliamo di qualche iniziativa che ha, diciamo, in caldo, che si sta realizzando, che pensate di realizzare di Radicali Roma sul territorio. Guarda, sulla questione dei territori mi piace ricordare quello che ho provato a chiedere qui in congresso. Le associazioni territoriali, per tutto quello che abbiamo detto finora, sono secondo me determinanti per Radicali Italiani. Io ho proposto al congresso, non so se poi ne faremo oggetto di una mozione o comunque abbiamo ancora il tempo per farlo, che chiunque venga, si avvicini a un'associazione territoriale e paghi la sua quota associativa, diventi un membro di quell'associazione, nel caso in cui noi cercassimo di coinvolgerlo a livello nazionale dicendogli: iscriviti anche a Radicali Italiani, così al prossimo congresso parliamo, così al prossimo congresso ci confrontiamo, per quella persona iscritta in associazione locale sia previsto uno sconto, e questo prevederebbe comunque il fatto che quella persona diventa anche associato a Radicali Italiani e quindi farebbe parte, sarebbe un militante a tutti gli effetti, un iscritto a tutti gli effetti, però con quello sconto, che ne so, di 30 euro se l'associazione conta, costa 30 euro, di 20 o di 40, quello che sarà. Questo però poi prevederebbe anche un coinvolgimento più costante delle associazioni locali, e io chiedevo che Radicali Italiani faccia una riunione mensile con le associazioni locali, via Skype, via telefono, via come ci pare, magari spostandosi la dirigenza, questo sempre nei limiti dei costi, delle possibilità, eccetera, di regione in regione, per cui a gennaio si va dai Radicali Milano, a febbraio si va dai Radicali Abruzzo, a marzo ci si ritrova con i compagni di Torino e via tutta la penisola. In 12 mesi riesci a fare la maggior parte, poi ricontinui il giro nell'anno successivo. Quantomeno questo garantirebbe la presenza sul livello, sul territorio nazionale, dell'Associazione Radicali Roma, del Movimento Radicali Italiani, scusa, su tutto il territorio, da Roma in sud e Roma in giù, e per tutto quello che riescono a fare durante l'anno. Questo collegamento rafforzerebbe sia Radicali Italiani sia le associazioni locali, che avrebbero ancora maggiore stimolo per essere in grado di portare le loro proposte politiche in una sede più nazionale, e quindi il loro lavoro si valorizza ancora di più e la loro adesione alle associazioni locali diventa anche un confronto politico importante a livello nazionale. Un sindaco antico lombardo, vecchio amico, diceva: agire localmente, pensare globalmente, e questo fanno le associazioni territoriali in genere, anche perché vengono coinvolte sempre in questioni nazionali. Il monitoraggio costante della loro attività, come dell'attività dei Radicali Italiani, reciprocamente, significherebbe un grande passo avanti.
Ho capito. Perfetto Paolo, e allora niente, a questo punto buon congresso per quello che resta, e che resta la parte più importante, vedremo un pochino mozioni, candidature più o meno ufficializzate, più o meno alternative, vedremo come va a finire. E comunque lo diciamo pubblicamente, quando è la riunione di Radicali Roma? Tutti i martedì inesorabilmente e infaticabilmente alle 20.30 a via di Torre Argentina 76, che è questa famosa striscia di territori occupati in cui arrivano bombe da tutte le parti, ma noi riusciamo lo stesso a fare il nostro lavoro. Grazie a Paolo Izzo.